Da che partiamo? Partiamo da oggi, no? Da oggi. Partiamo dall'oggi, da quello che è successo oggi. Non è vero che questo nostro governo è così inerte. Oggi Monti ha fatto un atto simbolico importantissimo, no? Che io descrivo perché mi sembra, eccolo qui, la giornata di visite. Monti entra in Equitalia, Monti esce da Equitalia. Sì, semplicissimo. Oh. E poi voglio andare un po' sul leggero, parliamo anche di eventi televisivi, in fondo siamo in una televisione. Sì. Eccoci qua. Overdose. Eroina? No, tre dosi consecutive di Fazio Saviano. No, io voglio dire, sarà ti che dissocio. No, te ti dissoci, ma io non ho mai fatto il chierichetto. Vogliamo... E quindi proprio queste messe cantate. No, vogliamo chiarire. Non ce la faccio. Vogliamo, vogliamo, no, no, chiarire... Voglio bene. Vogliamo chiarire. Voglio bene a tutti. No, vogliamo chiarire a quelli, a tutti, intelligentoni del giornale. Vogliamo chiarire che io non vedo mai le tue vignette. Ah, sì, no, questo è vero, okay. Però se no. Anche molto... perché è ingovernabile, io non posso dirgli non fa una cosa perché lui la è fa bella subito. Sta cosa del giornale, quindi, che abbiamo fatto un complotto per la sera. Complotto. Non ho capito un cazzo, però sono contento di aver fatto un complotto a mia insaputa, che va. Vabbè. Può darsi che riesca, perché quando cerco di farli invece hai insaputa. Però facciamolo tipo no, poi io c'ho, sai, ora svelo perché c'ho il dente avvelenato. C'ho il dente avvelenato perché copiano. Questo non si può fare. Questo è insopportabile. Scenografie. Fassino a quelli che non ho, ci hanno copiato la gru e non si può fare. Questa è una cosa che si può fare. Ora andiamo un po', insomma, al tema che si è parlato tanto di Grecia. Eccoci qui, la Grecia torna al voto, così non sappiamo nemmeno più se stiamo facendo la coda per la mensa dei poveri o per il seggio elettorale. Sorpresa, forse trovano tutte e due e noi pure. Sono votare ogni giorno. Però ora anche la Merkel, che qui è stata citata, qualche piccola, diciamo, difficoltà comincia a avercela. Ecco, Vestfalia, la Merkel perde, la bambola sgonfiabile, forse è sgonfiabile, c'è stata una rivolta, perché veramente il clima sociale è terribile qui in Italia. I banchieri si incazzano. Anche i banchieri indignato, si incazzano. Nel loro grande. I banchieri hanno fatto loro proprio una guerra per banche. Sì. Hanno fatto loro un inno che era prima della fidanzata della Rosy Mauro. No, l'hanno dato tutto. Eccolo qui. I banchieri italiani contro le agenzie di rating. Cooley Moody's. questo... Ecco. Oh, ma poi non bisogna sottovalutare un pericolo che è stato denunciato in questi giorni, io non mi esimo. Eccoci. Allarme terrorismo. Sono tornate le BR. Che ci vuole fare? Hanno ancora aumentato l'età pensionabile. Io me l'immagino col Parkinson è un casino, ma vabbè, andiamo avanti. Oh, cioè, l'è stata citata proprio, è lei che è di sinistra, io lo sapevo che lei sotto la cenere, infatti si lei. Sta proprio già uscendo dalla cenere. La Fornero per il riconoscimento dei diritti dei gay. E quelli di noi operai? Baciami stupida. Oh, e ora andiamo un po' oltre Tevere a vedere che succede, perché anche là qualche magagnetta c'è. Sì. Caso Emanuela Orlandi, il Vaticano non ha scheletri nell'armadio. Noi li teniamo tutti in Santa Apollinare, che è un posto igienico. Però tu sai che c'è un mistero nel sarcofago di Santa Apollinare. Eccolo qui. Mistero nella riesumazione di Renatino De Pedis. Ci sono delle ossa in più. Non ti preoccupare, fifiu, Fido, vieni bello, vieni. Perché ci vuole risolvere i misteri in questo paese? Oh, e ora andiamo a vedere un po' la politica, perché anche se sta un po' in difficoltà, qualcosa sta accadendo, no? Eccoci. Segreteria della Lega, Maroni candidato unico, dopo The Family, The Single. Anche perché l'altro è si un risparmia, po'... Si risparmia. L'altro c'ha qualche problemino, no? Sì. Anche se continua proprio a combattere, questo gli va riconosciuto, infatti. Eccolo qui. Bossi indagato, la Lega ce l'ha duro, io pure. Succede così. E che fa il PD? Il PD si muove finalmente, PD, Parma, il PD si prepara al ballottaggio, op, op, op. Ma che fa? Si allena al salto del grillo. E ora siamo proprio, eccolo lì. Ah no... Sì, lui non vuole diventare presidente della RAI come Topo Gigio, No. Lui è, lui è Topo, ma insomma... È bipartisan. C'ha il suo posto, non so se ne è felice, infatti eccolo qua. Euro,
La Grecia rischia l'uscita. Se chiede asilo politico ad Atene, posso uscire anch'io. È questo. Senti, il finale del Topino. Oh, il male è uscito questa settimana. Il male è uscito, non ce l'ho fisicamente in mano, perché qui sono state evocate tante cose, il sì. Titanic, insomma. E allora così, per una sorta di scaramanzia, facciamo vedere solo una copertina del male stasera. L'altro non l'altra facciamo, non la facciamo vedere. E la vedrà chi lo comprerà, dico. La copertina è di Vincino, mi sembra proprio nel tema. O pagate tutte le tasse o ben picco, che è l'ultima posizione di Monti. Il ricatto di Monti. Il ricatto di Monti, è perfetto. Guarda chi c'è che lo guarda. Il Topino. Il Topino. Però è quello di Vincino. Però Topino di Vincino. Topino non è Topo Gigio. No, non esce. Non è candidato. Vabbè. Grazie, è stata una bella puntata, grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. No, noi ci vediamo domenica a Firenze. E voi vedete domenica a Firenze, conduci tu, no? Grazie Paolo. No, conduce lui. Conduce lui, più precario di lui. Più precario. Va bene, la satira è sempre precario, no? Sempre. A giovedì, grazie.